Animali da palestra, in questo video parleremo di skinny fat e vedremo l'aspetto alimentare e l'aspetto fisico per passare da una mezza sega a un dio greco. Quindi innanzitutto vediamo cos'è un skinny fat e che aspetto ha. Non è altro che un secco che dopo tempo, seguendo cattive abitudini, è diventato un skinny fat. Ovvero un secco con la pancia. Un bel po' di ciccia tutto ricoperto sull'addome, sui fianchi. Quelli sono i principali punti deboli di un skinny fat. Non è una categoria a sé stante, sono praticamente degli ectomorfi. Con un po' di pancetta ovviamente. Quindi non avendo abbastanza massa muscolare, hanno un look decisamente sgradevole, semplicemente perché non c'è lì della sostanza e ovviamente qui sull'addome, essendoci un rigonfiamento, va a buttare fuori equilibrio praticamente tutta l'estetica del fisico. Innanzitutto vediamo come uno da secco diventa skinny fat. Ci sono tre motivi. Numero uno, dorme troppo poco, oppure la qualità di sonno e gli orari di sonno sono completamente sballati. Il sonno è molto importante perché se non dormiamo abbastanza, oppure la qualità di sonno non è lì perché ci svegliamo 3-4 volte di sera per andare in bagno, messaggiare, stare sul cellulare, o addirittura gli orari sono sballati perché una sera andiamo a dormire alle 10, il giorno dopo andiamo alle 3 del mattino, per cui al corpo non sta bene. Se queste cose sono fuori posto, i livelli di cortisolo aumentano, che è un ormone che conserva grasso e a sua volta influenza l'aldosterone, che è un ormone antidiuretico, ovvero conserva acqua, ritenzione idrica, che in definitiva va a appannare i nostri dettagli e a appannare soprattutto la zona addominale. Se avete fatica a addormentare, leggete un libro prima di andare a dormire, bevete meno acqua un'ora o due ore prima di andare a dormire, così non vi dovete svegliare più volte di sera per andare in bagno, e soprattutto prima di andare a dormire non mettetevi sul cellulare oppure alla televisione, perché quello può scattare la vostra curiosità e mettere il vostro cervello in allerta, e quindi quando vi mettete a letto avete tutti sti pensieri e non riuscite a addormentarvi. Poi, secondo motivo per cui uno da secco diventa skinny fat nel tempo, è la cattiva abitudine di bere tanto, e bere alcol in questo caso, non stiamo parlando d'acqua, e soprattutto fumare. Queste due cose sono nocive, veleno per le nostre cellule, ammazzano le nostre cellule. L'alcol e il fumo aumentano i livelli di cortisolo, di cui abbiamo parlato poco fa, e influenzano anche i livelli di estradiolo. Qui abbiamo praticamente un cocktail di ormoni che conservano grasso e ci impediscono di stare in forma e sviluppare massa muscolare. Terzo motivo per cui uno diventa skinny fat è perché ha l'abitudine di consumare cibo spazzatura. E vi capisco, anch'io mi trovavo nei vostri panni anni fa e non avevo la consapevolezza di quello che dovevo mangiare. Per cui, se c'è una cosa che vi dovete mettere nella testa è che se mangiate merda, diventate una merda. Soprattutto nella vostra condizione attuale. Siete secchi, non avete una massa muscolare sufficiente per aumentare il vostro dispendio calorico e quindi bruciare più calorie. Vedete, quando avete più massa muscolare addosso, diciamo che il corpo perdona un po' di più gli sgarbi, più propenso a ripartire meglio i nutrienti, ma quando non c'avete nulla ovviamente tutto va a finire sul girovita e a rovinare il vostro fisico. Inoltre, questo è uno dei motivi per cui non sono molto a favore di una dieta fit your macros oppure flessibile, perché supponiamo che ho la scelta fra un Big Mac, che rientra sempre nei miei macro, e un piatto d'avena con olio di cocco. Piatto d'avena con olio di cocco è sempre superiore al Big Mac, semplicemente perché ha un maggior contenuto di micronutrienti. Il Big Mac, anche se è parità di macronutrienti e calorie, ci può stare nella dieta, scarseggia di micronutrienti, scarseggia di vitamine, antiossidanti, ok? Sono quelli che fanno la differenza per la funzione cellulare e per il corretto sviluppo e mantenimento fisico. Cibo pulito sarà sempre, ma sempre superiore al cibo spazzatura, anche se quel cibo spazzatura effettivamente rientra nella nostra dieta e nei nostri macro. Ora, abbiamo visto i motivi per cui siete skinny fat, andiamo a vedere la soluzione. Fare massa, definizione, ricomposizione. E suppongo che gran parte di voi skinny fat avete meno di un anno di esperienza in palestra, addirittura meno di 6 mesi di esperienza in palestra. Perché se siete skinny fat e avete più di un anno di esperienza in palestra, mi chiedo che cavolo avete fatto finora. Insomma, non è normale. Cosa succede
quando avete meno di un anno di esperienza in palestra. Quali sono i mesi d'oro? Ovvero il corpo è fresco e reagisce molto bene agli stimoli, quindi potete tentare di fare ricomposizione. Significa aggiungere massa muscolare pura e allo stesso tempo bruciare grasso, o perlomeno mantenere uguale il livello di body fat. E qui devo mettere l'asterisco, perché non tutti potranno fare ricomposizione. È possibile, ma non tutti riusciranno a farlo, ok? Dipende molto dalla vostra genetica. La seconda opzione è di fare definizione, ovvero dimagrire, perdere quei chili di troppo per poi fare massa in modo ottimale. E avete già una quantità di massa grassa sostanziale, quindi non avrebbe senso e non sarebbe nemmeno efficiente fare massa in queste condizioni. Andrete solamente ad maggiorare ulteriormente la massa grassa senza grosse soddisfazioni in termini di massa muscolare, e tra l'altro tutta la massa muscolare che andrete a mettere sarà coperta di grasso, quindi non c'è tanto da vedere lì. La soluzione sarebbe in questo caso fare definizione, perdere quei chili di troppo, raggiungere una definizione decente, non deve essere estrema, ma decente, attorno al 10-12% di body fat, per poi iniziare a fare una fase di massa lunga e seria. Parliamo di numeri. Che fare con la vostra dieta se volete fare ricomposizione? Dovete stare in normocalorico, ovvero mangiare tante calorie quanto il vostro fabbisogno calorico giornaliero. Però attenzione, ora siete in quarantena, non fate tanto movimento, tanto esercizio fisico, quindi il vostro FCG, fabbisogno calorico, sarà più basso rispetto al solito. Quindi ecco cosa fare. Andate su olivermontana.com/FCG, lì ci sarà un calcolatore, inserite i vostri dati, scegliete il livello d'attività sedentario e vi calcolerà il vostro FCG, quali sono le quantità di calorie che dovete mangiare per stare in normocalorica. La suddivisione dei macronutrienti deve essere 40 carboidrati, 30 e 30 proteine grasse. I carboidrati non devono essere alti, perché se volete ottenere un effetto di ricomposizione, i livelli di insulina devono restare costanti. E considerando che fate poco movimento e la sensibilità insulinica non è alle stelle, i carboidrati non sono il vostro migliore amico. Quindi lì risolviamo praticamente il problema con questa suddivisione: 40 carboidrati, 30% delle calorie proteine e grassi. Invece, se scegliete di perdere qualche chilo in modo più efficiente, dovete mangiare un po' di meno rispetto al vostro FCG, ovvero stare in ipocalorica. Il deficit deve essere molto ma molto leggero, 150-200 calorie in meno rispetto al vostro FCG. Potete utilizzare la stessa suddivisione di macronutrienti, ovvero 40% delle calorie da carboidrati, 30% da proteine e grassi. Passiamo all'allenamento. Allora, siete a casa in quarantena e per fortuna per voi ho fatto un video allenamento, qui trovate il link. È un allenamento tosto che vi aiuta a bruciare più calorie e a sviluppare la vostra massa muscolare. E tra l'altro, una cosa molto importante è che dovete sollevare pesi pesanti. E ovviamente in palestra è più facile fare questo, ma nel vostro caso, che avete meno di un anno di esperienza in palestra, anche i pesi da donna per voi saranno pesanti. Anche i fogli di carta saranno pesanti, quindi non avete bisogno di chissà quale attrezzo o pesi. Basta essere muniti di un elastico oppure di bottiglie d'acqua, una cartella e quant'altro, e riuscite tranquillamente a progredire in quel modo e a fare solidi progressi. E a proposito, se volete delle schede personalizzate in base ai vostri obiettivi e non ci avete testa di calcolare calorie, macronutrienti e impostare la vostra dieta, lasciate fare a me, ci penso io. Andate su olivermontana.com/coaching, intraprenderemo un percorso dove vi seguirò sotto ogni aspetto: dieta, allenamenti, integrazione, per raggiungere il vostro obiettivo. olivermontana.com/coaching. E animali, siamo giunti alla conclusione di questo video. Se vi è piaciuto, sostenetemi con un like e lasciate un commento facendomi sapere cosa ve ne pare, e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao animali.